Giovedì 1 marzo, Sant'Albino di Vercelli. È il 60° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 305 al termine. Il sole sorge alle 6.50, tramonta alle 18. La luna sorge alle 17.27, tramonta alle 6.37. Si costituisce a Vicenza una società letteraria denominata Accademia Olimpica. Di essa fa parte l'architetto Andrea Palladio, cui viene dato l'incarico di costruire un teatro per rappresentazioni classiche. Iniziato sotto la direzione del Palladio e condotto a termine da Vincenzo Scamozzi, il Teatro Olimpico fu inaugurato nel 1585 con l'Edipo Re di Sofocle. Le previsioni per domani: cielo molto nuvoloso coperto sulla pianura e nuvoloso molto nuvoloso sui monti. Precipitazioni fino al mattino, probabilità bassa, in prevalenza assenti, localmente con qualche fiocco di neve. Tra il pomeriggio e la sera probabilità medio-bassa sulle Dolomiti e medio-alta altrove. Sulle Dolomiti localmente modeste nevicate e altrove fenomeni estesi, discontinui, inizialmente in prevalenza ancora nevosi ma col passare delle ore piovosi, dapprima in pianura e poi anche fino a 800-1000 metri di quota, sulle zone prealpine esposte sulle pianure. Temperature in aumento anche sensibile, fino al mattino prossime o inferiori allo zero.